Martini Shot e altri racconti di George Pelecanos, SEM Edizioni. Ero nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale dei veterani, vicino a North Capitol Street, dove avevo portato mio padre, quando il detective Tony Burns mi chiamò sul cellulare. Papà aveva la fronte appoggiata alla sbarra del deambulatore e ci sarebbe voluto un po' prima che qualcuno venisse a chiamarlo. Uscì e mi accesi una sigaretta. Ci sono novità, Verdon? Mi chiese Burns. Devo parlare di Rico Jennings. Dai, sputa. No, non per telefono. Non gli avrei detto niente senza sentirmi in mano un po' dei suoi quattrini. Quando possiamo vederci? Il mio pa non sta bene. In questo momento non sono libero, sono con lui. Facciamo alle 9, al solito posto. Burns interruppe la comunicazione, io finii la sigaretta e tornai dentro. Mi sedetti accanto a mio padre che si stava lamentando, accidenti a questo, accidenti a quello. Eravamo lì già da qualche ora. Una ragazza con il culo alto ci aveva registrati all'arrivo, poi un'infermiera coreana aveva compilato la cartella clinica di quella che aveva definito la sala triage, informandosi sulle malattie pregresse, su eventuali presenze di sangue nelle feci, roba del genere, ma di un dottore, neanche l'ombra. Gli altri uomini in sala d'attesa avevano tutti passato la cinquantina, una coppia si muoveva con il deambulatore, molti erano muniti di bastoni. Un tizio aveva accanto una bombola di ossigeno con due tubi trasparenti che si infilavano nelle narici. Tutti avevano l'aria infelice, ma nessuno di quelli che lavoravano lì sembrava farci caso. Quando varcavi la porta d'ingresso, gli uomini della sicurezza ti inchiodavano con un'occhiata eloquente, che ti faceva capire al distante che tipo di esperienza avresti vissuto lì dentro. Andai al bar per prendere qualcosa da mangiare, ma non avevano niente che mi stuzzicasse. Anzi, gran parte di quello che era esposto aveva un'aria decisamente ripugnante. Ero già stato in qualche ospedale dove curano i bianchi e so che trattano i loro pazienti in tutt'altro modo. A pensarci, era veramente uno schifo.